La storia di oggi parte da lontano, esattamente da San Donà di Piave in Veneto. È proprio qua che il 13 marzo 1982 nasce un ragazzetto umile e semplice, gran lavoratore e sempre determinato nei suoi obiettivi, elementi che risulteranno essenziali nella sua carriera. Stiamo parlando di Manuel Pasquale, oggi capitano e bandiera della Fiorentina. Nel calcio si sa. Per entrare nel cuore dei tifosi servono i gol, i dribbling, i colpi di tacco e le parate sotto l'incrocio. Manuel non aveva niente di tutto questo, ma aveva una cosa che solo pochi calciatori hanno: il cuore. L'amore per una città, per la gente che lo ferma per strada, per i colori che dopo 9 anni si è cucito addosso, ma soprattutto per il suo lavoro. Manuel è un ragazzo semplice, vecchio stile. Alle serate in discoteca preferisce una cena in trattoria con gli amici. Agli aperitivi preferiva una passeggiata in centro. Alle critiche dei tifosi rispondeva con i suoi cross. Proprio quei cross che hanno mandato in gol bomber come Toni, Gilardino e ora Mario Gomez, che proprio in un'intervista disse che i cross di Pasquale sono come lo zuccherino per i cavalli, qualcosa a cui non si può fare a meno. Dolci e taglienti come lo zucchero sul palato, una vera delizia. Sono proprio i suoi cross e la sua dedizione che l'hanno portato al sogno che ha sempre coltivato da piccolo: vestire la maglia azzurra. Un traguardo che purtroppo non gusterà mai fino in fondo, complice anche lo strano rapporto con Cesare Prandelli. Ma procediamo con gradi. Nel 2008 Manuel, dopo aver disputato 3 ottimi campionati in maglia viola, viene praticamente messo ai margini della squadra ed escluso dalla lista Champions. Manuel non la prende bene, soprattutto perché pare abbia preso la notizia indirettamente. Si interroga sul perché di questa esclusione improvvisa. Prandelli non risponde, lo ignora. Ma Manuel non si dà per vinto, lavora, si impegna, accetta qualsiasi decisione del mister, sempre con l'umiltà e il sorriso che lo hanno contraddistinto. Finisce anche sul mercato. Il Napoli sembra essere molto interessato a lui. Manuel tentenna, ma alla fine prende una decisione. Vuole giocarsi le sue carte a Firenze. Di lì a pochi mesi Cesare Prandelli non è più l'allenatore della Fiorentina. Al suo posto c'è Siniša Mihajlović. Pasquale ritrova la maglia da titolare. Ma le cose non vanno bene per la Fiorentina. Le soddisfazioni sono poche e le critiche dei tifosi molte e soprattutto sempre più aspre. Inizia l'esodo dei prandilliani, se ne vanno giocatori rappresentativi come Frei, Gilardino, Mutu e Capitan Gamberini. L'unico che rimane è Manuel Pasquale. Che stranezza. Lui che era stato messo sul mercato, lui che era ai margini della rosa viola, adesso è il capitano della squadra. Un segno di riscossa importante che mette in luce tutto il suo coraggio e che mostra come a volte lavorare a testa bassa, senza perdere troppo tempo in chiacchiere da giornale, premia. Le prestazioni da quel momento cominciano a essere sempre più convincenti. Lo zietto Manuel, come lo chiamano nello spogliatoio, corre come se avesse 20 anni, crossa e a volte segna pure. La nazionale però sembra ormai un sogno perduto. I vari Criscito e Antonelli hanno dalla loro parte l'età. Quando ormai sembra tutto perduto, però accade qualcosa di inaspettato. Cesare Prandelli si ricorda di Manuel e decide di concedergli l'ultima chance per andare ai mondiali. Come recita la canzone di Articolo 31, però, la vita non è un film e il buono perde. Manuel viene rimandato a casa, accettando l'ennesima esclusione di Cesare Prandelli. La nostra storia si interrompe qua, con Manuel che di mercato ne avrebbe molto, ma che darebbe qualsiasi cosa per chiudere la carriera a Firenze, la città che lo ha lanciato, che ha gioito e sofferto con lui, che lo ha criticato a volte, ma che in fondo lo ha sempre amato. Lui che non sarà mai Baggio Batistuta, lui che è un terzino e non un attaccante. Lui che i gol preferisce farli fare, lui che non parlerà mai con la scia spirata, ma lui che è e che sarà sempre il mio capitano. Sono arrivato alle stelle, poi sono passato agli insulti.
E la cosa più bella è che vedere la gente che riconosce quando dai tutto per una, puoi giocare bene, giocare male, sbagliare un cross, però la gente finalmente ha capito che Pasquale dà tutto per la maglia.